Un 2023 iniziato all'insegna delle concertazioni politiche in vista delle prossime amministrative che interesseranno i comuni di Ragusa, Modica, Comiso ed Acate. Proprio nella città capoluogo, i principali protagonisti della prossima competizione elettorale sono già al lavoro dietro le quinte per tentare di fare la quadra per presentarsi agli elettori con una forte coalizione, ed è il caso di Fratelli d'Italia e la Lega, già seduti attorno allo stesso tavolo per decidere la strategia per le prossime elezioni amministrative in provincia di Ragusa, sul solco dello scorso successo anche regionale. Un'idea emersa dal confronto romano del presidente della commissione difesa della Camera di Nominardo e il senatore Salvo Sallemi. Obiettivi sia quello di avviare una riflessione sulle candidature alle amministrative che parta dal perimetro delle forze di centrodestra per poi aprirsi a tutte le forze del civismo costruttivo, sia quello di consolidare l'alleanza di centrodestra e coinvolgere le espressioni migliori del civismo ragusano. Un percorso già avviato con tutti gli alleati per poter presentare nei vari comuni un centrodestra unito e forte che ricalchi il modello nazionale e regionale premiato dagli elettori. Per queste ragioni, nei prossimi giorni verrà anche organizzato un tavolo del centrodestra locale con gli onorevoli Giorgio Assenza e Ignazio Abate, con i rappresentanti istituzionali dei partiti, con i rappresentanti degli alleati, al fine di presentare le migliori proposte amministrative. Abate, dal canto suo, ha già fatto sapere di voler passare al giro di confronti su subito dopo aver chiuso il tema della finanziaria alla regione. Settimana ricca di novità anche per il sindaco uscente Peppe Cassì, che venerdì pomeriggio ufficializzerà la propria candidatura per tentare la rielezione. Da chi sarà appoggiato Cassì è ancora in dubbio, anche se il primo cittadino ha già chiarito di voler percorrere la strada del civismo, rompendo quindi definitivamente con Fratelli d'Italia, che mirava invece a presentarsi con una lista e un proprio simbolo alle prossime elezioni. Di conseguenza, il fronte del centrodestra dovrà trovare un nome alternativo per sostituire l'attuale amministrazione. Cassì sembra invece interessato a formare alleanze con altre forze politiche, come il centro rappresentato da Giorgio Massari o l'asse ragusano guidato proprio dall'onorevole modicano Ignazio Abate della DC, che, come ricordato, è stato recentemente chiamato in causa anche dallo stesso centrodestra. Lo scenario più probabile attualmente vede quindi al fianco di Cassì il movimento di Giorgio Massari, anche se il tempo darà spazio a diverse sorprese che per tanti sono assolutamente da considerare. Ad arricchire di nuovi elementi la competizione anche Generazione di Riccardo Schininà, con la presenza di Forza Italia e di Gaetano Mauro, figlio di Giovanni Mauro, che tentano di proporre agli elettori una scelta diversa. Nulla di ancora chiaro neanche per il Partito Democratico di Nello Di Pasquale, che ha già avviato una serie di confronti con liste civiche, ma anche con il Movimento 5 Stelle, nonostante la rottura che ha segnato le scorse regionali. Dialoghi aperti anche con Articolo 1, nella speranza di garantire una coalizione quanto più ampia possibile, coalizione che potrebbe includere anche figure di spicco come Schembari di Territorio, l'ex assessore Ciccio Barone e Schininà di Generazione.